È un mondo effimero il nostro. Quanto male, quanta violenza. Ho cercato un'alternativa migliore e ho trovato il libro. E tu? Cerchi qualcosa di meglio? Una verità, come affermò Gesù, che rende liberi? E allora cercala qui. Cerca la verità di Dio. Ciao, ormai ci conosciamo. Chi sono io già lo sai. Ma il tuo nome qual è? E il tuo cognome? Ah, bene. Sai cosa diceva Rolf Laro? Il mio cognome uomo, il mio nome cristiano. È vero. Io sono cristiano e forse anche tu. Ma ognuno di noi, quale che sia la sua fede di appartenenza, è un uomo, una donna. Appartiene insomma al genere umano. Ma chi è l'uomo? È appunto il soggetto del terzo studio della nostra serie La verità di Dio. Ecco il titolo. L'uomo, questo sconosciuto. E il sottotitolo è il seguente. La verità sulla natura dell'uomo. Innanzitutto riportiamo la terza delle 28 dottrine basate sulla Bibbia. L'argomento è appunto la natura dell'uomo. Ed ecco il testo. L'uomo e la donna sono stati creati all'immagine di Dio, ognuno con la propria individualità, con il potere e la libertà di pensare e di agire. Sebbene creati come esseri liberi, ognuno è un'unità indivisibile di corpo, mente e spirito, dipendente da Dio per la vita, il respiro e ogni altra cosa. Quando i nostri progenitori disubbidirono al Signore, negarono la loro dipendenza dal Creatore e decaddero dall'elevata posizione che detenevano in Lui. L'immagine di Dio in loro fu deturpata e divennero soggetti alla morte. I loro discendenti hanno ereditato questa natura decaduta e le sue conseguenze. Essi nascono con le debolezze e le tendenze al male. Dio però in Cristo riconciliò il mondo con sé e tramite il suo Spirito ripristina negli esseri umani pentiti l'immagine del loro Creatore. Creati per la gloria di Dio, essi sono chiamati ad amarlo, ad amarsi gli uni gli altri e ad avere cura dell'ambiente che li circonda. Per individualità intendiamo la pari dignità dell'uomo e della donna. Nessuno dei due è padrone dell'altro. Galati 3, versetti da 26 a 28. Perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero. Non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Gesù Cristo. Per libero arbitrio alludiamo a una caratteristica fondamentale di ogni essere umano, la capacità e la libertà di pensiero e di azione, ovviamente nel rispetto della libertà degli altri. Questo stralcio dell'enunciato dottrinale contiene due elementi essenziali. L'uomo è un'unità indivisibile. Prima Tessalonicesi 5:23. Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. L'anima come elemento indipendente dal corpo e vivente oltre la morte è un concetto proveniente dalle filosofie pagane e introdotto nel cristianesimo popolare centinaia di anni dopo la morte degli apostoli. Approfondiremo in futuro. L'uomo è dipendente da Dio. Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti 24, 25 e 28.
Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa, Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Difatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Il Signore creò l'uomo e lo rese oggetto del suo amore più tenero, ma egli desidera essere corrisposto mediante un rapporto di fiducia da parte delle sue creature. Genesi 2, 16 e 17. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. Anche il frutto di quest'albero in sé era buono. Dio lo aveva proibito solo affinché Adamo ed Eva non si avvicinassero all'albero dove Satana, travestito da serpente, era pronto a tentarli. Seguiamo il racconto biblico. Genesi 3, da 1 a 6. Il serpente disse alla donna: come, Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, ed egli ne mangiò. Non sappiamo che albero fosse. La tradizione erronea secondo cui sarebbe stato un melo deriva dal fatto che in latino arber mali significa sia albero del male che albero di mele. Tuttavia nell'originale ebraico il termine significa solo albero della conoscenza del bene e del male, semplicemente albero proibito. Come abbiamo detto poc'anzi, fra Dio e l'uomo c'era un rapporto di amore e di fiducia. Il peccato rappresenta l'interruzione del rapporto di fiducia da parte dell'uomo nei confronti di Dio. Quindi la causa del peccato è la separazione da Dio. Dio è amore, Dio è vita. Perciò la separazione da Lui produce il contrario della vita, cioè la morte, e il contrario dell'amore, cioè l'odio. Ed è quanto avvenne ai nostri progenitori. Furono scacciati dal paradiso terrestre e da allora i risultati li vediamo tuttora. Fatica, odio, malattia, sofferenza, morte. Approfondiamo due elementi. Noi abbiamo ereditato la natura decaduta e le sue conseguenze. Enzo Biagi scrisse: «Ho vissuto in un mondo saturo di violenza e di morte. Qualcuno mi sa spiegare che cosa c'è dentro di noi? Qualcuno mi sa spiegare?» L'unica spiegazione è appunto questa. L'uomo ha ereditato la natura decaduta e le sue conseguenze. Romani 5,12. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte. Così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Il secondo elemento è che nasciamo con le tendenze al male. Quello che la gente chiama peccato originale in realtà nella Bibbia non è la trasmissione della colpa, ma la trasmissione della predisposizione al peccato. Nessuno di noi è colpevole fino a quando non pecca personalmente. Però purtroppo le debolezze e le tendenze al male, quelle sì, le abbiamo ereditate.
Salmo 51:5. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Questo non significa che il Signore mi ritenga moralmente responsabile del peccato di Adamo e di Eva. Ognuno di noi è responsabile unicamente dei propri peccati volontari. Romani 5, 8 e 11. Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Gesù era l'unico che potesse colmare quel vuoto, l'interruzione nella linea della fiducia dell'uomo nei confronti di Dio. Come vedremo nei prossimi incontri, presto il male cesserà di esistere e allora per mezzo di Gesù otterremo la salvezza eterna. 1 Corinzi 15:22. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti risuscitati. E tutto questo viene attuato dall'opera dello Spirito Santo che suscita in noi il frutto della riconciliazione con Dio. Galati 5:22. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Questo significa che lo Spirito Santo, a seguito del nostro pentimento, ripristina in noi l'immagine di Dio deturpata dalla nostra separazione da Lui. Seconda Corinzi 3:18. E noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. A questo punto non ci resta che realizzare quello che è il compito essenziale dell'uomo, come ci viene indicato da Gesù stesso. Matteo 22, 37 a 39. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Nel libro L'albero dai fiori bianchi, Enzo Biagi riporta il suo malinconico commento in rapporto alla vita che passa rapidamente. È passato tutto molto in fretta e non c'è più tempo per sperare. Sì, è vero, la vita passa velocemente, ma davvero non c'è più tempo per sperare? Biagi stesso riporta nel medesimo libro un proverbio russo che dice: a chi riesce a vedere solo il passato, bisognerebbe cavare gli occhi. Non dobbiamo vedere solo il passato, c'è pure il presente e soprattutto esiste il futuro. E anche se tutto passa molto in fretta, c'è sempre tempo per sperare. Seconda Corinzi 5, 19, 20. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per nostro mezzo. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Sì, carissimo, accetta anche tu di essere riconciliato con il Signore. Infatti è questa l'essenza della vita umana, riconciliarsi con Dio e restaurare in noi la sua immagine deturpata dal peccato.
Il Dio che ti cerca e che desidera la tua salvezza ti sia di esempio per stimolarti ad amarlo, amare i tuoi simili e rispettare l'ambiente che ti circonda. Arrivederci!